Eccoci, sì, funziona. Va bene, allora eravamo arrivati a cercare di capire come funziona l'asse antero-posteriore della prosopopea. Quindi abbiamo visto un pochino la suddivisione dell'asse dorso-ventrale, dorsali e poi ventrali, però negli animali bilaterali, di bilateria, ci sono due assi fondamentali che permettono di organizzare il mio corpo, il corpo in 3D, che sono quello dorso-ventrale, ma quello anteroposteriore, perché le strutture dorsali e le strutture ventrali cambiano man mano che io mi sposto lungo l'asse anteroposteriore, e quando ce l'ho sulla destra, se vado proprio giù, muovo il naso, se è girato, insomma, così. Ragazzi, magari poi mi guardano in mente, o di più, non so, però preferisco provare lo stesso. Quindi la questione è il pericolo di tempo giusto, e di controllare in modo di parte graduale e di parte invece assalti, come funziona il variare delle strutture lungo l'asse antero-posteriore. E abbiamo visto, quindi, incrociamo perpendicolarmente l'asse che abbiamo visto le scorse volte con questo asse antero-posteriore. E un minimo di introduzione ve l'ho già fatto l'altra volta, quindi saltiamo velocissimi. Cioè, abbiamo questi movimenti delle porzioni addominali, toraciche e della testa, e una serie di sistemi materni che impostano quest'asse antero-posteriore e che sono stati identificati in tre gruppi di geni, che sono vico e nanos e torso. Quindi vico è quello per le porzioni anteriori, il sistema nanos per le porzioni posteriori e il sistema torso per le porzioni invece terminali. E questi sistemi di geni appunto controllano, sono diciamo lo start, hanno l'inizio a tutta la catena di eventi che regionalizzerà l'embrione. Il sistema vico è più per le porzioni anteriori, quindi specificando le porzioni anteriori, il sistema caudal e nanos, quelle formate. Ok, e noi sappiamo questo perché, grazie appunto agli sforzi di questi Nussbaum, Bohrlaff, Harris, Wischhaus, questi che abbiamo visto l'altra volta, hanno fatto questo screening di geni, sono tedeschi, non so come pronunciare, comunque, quindi hanno fatto questi screening di mutazioni e hanno identificato una serie che abbiamo visto studiando bene l'incrocio, sapevano che si potevano già dire un cross, quello che c'è nella terra, no? Devo andare a cercare un uovo o qualche effetto che rimane nell'uovo. E abbiamo visto che con queste mutazioni coinvolgevano queste diverse parti del corpo, lungo l'asse antero-posteriore e la prosopopea. Ok, si trattava di capire come funziona il tutto. Ok, questo l'abbiamo visto l'altra volta, l'RNA di Vico viene depositato, quindi l'effetto materno in questo caso sta nel depositare un RNA messaggero, nel dare un messaggio. Un messaggio che potrà poi essere tradotto, vedremo la traduzione, la comincia con la fecondazione di questi geni. Ok. E quindi essenzialmente questo è il quadro della proteina vivo. Abbiamo l'RNA, abbiamo la proteina nelle prime fasi dello sviluppo, quindi qui vedete che i nuclei sono ancora abbastanza rapidi, quindi siamo in una fase precoce, perché poi questi si dividono e poi smettono di dividersi solo quando sono ben spiccicati uno all'altro, come un concetto di One Direction. E qui vedete il mutante, ok? Quindi questi sono gli eventi da cui noi iniziamo a cercare di capire qual è il ruolo della proteina, piccolo.
Ok. E il mutante, in realtà, bisogna essere degli esperti interpretatori della cuticola per sapere appunto quali sono le parti che mancano, e noi in realtà ci facciamo tradurre in questo schermo le parti che mancano con i geneticoli sono quelle essenzialmente della destra e del torace, del torax, anche qui, mentre l'addome rimane. In effetti, se li guardiamo, il gene, l'embrioncino a cui manca Vico è anche più corto, come se proprio quel pezzo non si fosse sviluppato, come se gliel'avessero tagliato. Ok. E tra l'altro questo gene in realtà è uno dei geni che, se non sbaglio, erano già noti prima che appunto venisse fatto questo screening, e che in qualche modo incoraggiava, dicendo che forse qualcuno ci si può capire di questi mutanti. Quindi vedere se io vedo che manda un pezzo, è facile dire che quel gene è importante per fare quel pezzo nella segmentazione. Ok, ma comunque, quindi questo era uno dei geni che abbiamo cominciato lo studio. Ok, però che cos'è che vediamo? Vediamo la sequenza di due segmenti, come li abbiamo visto prima, head e torax, e sono uno davanti all'altro. Sono in ordine, a più anteriore e un po' più posteriore. Manca il gene Bicoid, si perdono tutti e due. Ok, ma com'è che Bicoid specifica questi due segmenti? E possiamo fare qualche esperimento sul mutante di Bicoid. Se noi rimettiamo l'RNA messaggero nell'ovocita che non ce l'ha, quando parte la traduzione del proteina Bicoid, questa dalla sua fonte comincerà a diffondere. E quindi noi ci aspettiamo che crei un gradiente. E da un gradiente noi cos'è che ci aspettiamo? Abbiamo studiato però il modello della bandiera francese. Cosa vuol dire il modello della bandiera francese? Che a seconda della concentrazione cosa succede? C'è una diversa proposta da parte certa. Sì. L'attivazione di dirigenti diversi, ok? Quindi in modo graduale, maggiore concentrazione, le cellule sono capaci di interpretare questa gradualità in modo discreto. Giusto? Quindi devi definire una soglia e devi tirarla fino qui e da qui. Ok. E quindi vogliamo vedere se il Bicoid funziona così. Se il Bicoid è un monofagico. E da questo primo esperimento, guardate, ne vediamo un altro ancora più bello. Da questo primo esperimento cosa ne dite? Sembra un morfogeno o no? Lo metto nel centro, head, dove abbiamo messo Bicoid, vedo la testa, e poi ho torace sia di qua che di là. Sembra un morfogeno o no? Sì. Ok. Ha una fonte, un punto di cui è molto espresso e specifica la testa, ma una degrada da un lato all'altro invece fa il torace. Quindi questo mi dice: ma vuoi vedere che funziona come morfogeno? È ancora più evidente se io lo faccio, cioè se io voglio provare a fare l'embrione sismico, se io provo sismico a fare l'artista e metto la molecola che io presumo essere fondamentale la specifica della porzione anteriore in questo modo graduale, quindi che da solo organizza la porzione anteriore, quindi una molecola che da sola organizza tutto un asse, almeno un pezzo di questo asse, è stato chiaramente, cioè, questa era una delle cose che tutti si era messa a fare la scritta di quel pessimo viaggio. Ok. E qui, insomma, l'avevamo già fatto vedere l'altra volta, in realtà questi due sistemi che funzionano a gradiente sono due reciproci. Abbiamo uno anteriore, un gradiente anteriore che degrada, che è Bicoid, forte davanti e una mano che va dietro si spegne, e un altro
posteriore, quindi c'è stata la proteina cauda che è fortissima dietro, e man mano che vengo avanti degrada sempre di più, viene sempre più giù la concentrazione. E vedete, ci sono delle zone in cui questi due gradienti si incrociano, si destano, ok? E quindi questo aumenta esponenzialmente la quantità di informazione che la cellula ha per capire dove si trova, ok? Perché io posso capire dove mi trovo il residente ambito e avrò un certo livello di precisione. Lo faccio anche il residente a cauda, magari integro il rapporto tra i due e credo che a questo punto l'informazione posizionale può essere anche abbastanza precisa. Ci possiamo quasi credere che funzioni davvero così. Ok, e semplicemente qui vedete, questo è il magazzino che avevo già fatto vedere l'altra volta per la proteina dorsal. Questa è la stessa cosa per la proteina piccoli. Anche lei viene sbattuta fuori quando si sta facendo la divisione. Siamo in mitosi di cuore tutti, scusate, in realtà qui vedete che la dinamica dell'ingresso e dell'uscita dal nucleo è diversa dalla proteina dorsa, e quindi questo ci fa sospettare che dietro ci siano altri meccanismi regolativi che però per adesso non ci interessano. Comunque lei, e poi l'altra cosa che notiamo però è importante, è che lei è già a livelli molto alti all'inizio dell'analisi, dello sviluppo, ok? Vedete che al ciclo 10 è già molto alta, mentre la proteina dorsa entra nei nuclei piano piano. Perché vi ricordate, c'è un meccanismo segnale che l'embrione mette in atto, che parlando con le cellule follicolari gli rispondo, okay? Quindi quello è tutto un meccanismo che ci mettiamo un po' a mettere in atto. Invece Bigel è testato sull'acceleratore dall'inizio dello sviluppo, ce l'abbiamo subito, è pronto a partire. Ok, allora vediamo un po' appunto questo punto di partenza. Quando siamo tutte le macchine sulla griglia di partenza, cosa abbiamo? Abbiamo un RNA messaggero davanti, molto schiacciato, con un gradiente molto stinto, molto ripido. Anteriore di Bicoi e posteriore di Manos. Quindi questi sono la RNA messaggero che la madre e il genio materno hanno, quindi le cellule nutrici, l'ovocita, ma si formano, hanno schiacciato al polo posteriore uno e al polo anteriore l'altro. Ma proprio bellissimo, come questi livelli veramente con la fonte precisa che dice un punto da cui parte, da una molecola vai avanti. Questo sembra proprio il posto, il modello ideale per andarsi a studiare. Fin troppo bello. Ok, invece altre due molecole, come Hunchback e Caudal, anche in queste c'è già dell'RNA, quindi dell'RNA messaggero viene in questo nucleo, però questo forse non ce l'aspettavamo, la loro distribuzione non è regionalizzata. Quindi sono equamente distribuiti nel citoplasma del nucleo. E questo un po' ci stupisce, siete d'accordo? Perché cos'è che vi ho fatto vedere? Professore, Caudal dice. Ma Caudal, Dov'era Caudal? Vi ho fatto vedere un attimo qua. Dov'era? Era tutto sulla roba, giusto? Però quella era la proteina. Qui stiamo parlando dell'RNA messaggero. Ok? Quindi, o io devo stupirarci, ma comunque in questo caso no, anche questa è la figura del libro ciecamente. Comunque questa figura ci possiamo fidare, è veramente così. E quindi che cos'è che ci aspettiamo già che succeda? Adesso io vi farò vedere, parte in via, parte la fecondazione, e prima ancora che ci sia la trascrizione, perché abbiamo detto la trascrizione dei geni zigotici comincia un bel po' dopo,
ma non c'è niente che invece impedisca alla valutazione di partire. Fino alla fecondazione in realtà ci sono delle proteine che entrano nella DNA e che ritengono fermi, che gli impediscono di essere prodotti. Ma queste iniezioni invece scompaiono, si sciolgono nella persona nel momento in cui inizia la fecondazione e va lo sviluppo. E questi iniziano a essere prodotti praticamente da subito, anzi, forse glielo un attimo prima. Ok. E che cosa succede? Che la proteina andrà per la sua strada, una cosa della DNA e una cosa della proteina. La proteina andrà per la sua strada. E qui per esempio Bitcoin e Nanos, li vedete andare per la strada. Queste sono le concentrazioni italizzate, ma abbastanza precise. Si possono fare delle misurazioni estremamente precise in queste biocine, in queste parti, dato so. E vedete come vanno giù, vedete come scendono in discesa in questo modo. Ovviamente. Quindi dico, scendi in questo modo. Questo è proprio il classico gradiente di concentrazione. Io ho una fonte, man mano che mi allontano, ne ho la probabilità che cerchi una molecola, abbasso, non so quello che volete, trovare una molecola si abbassa. E vediamo questo stato un po' più fortale. Da mano, perfetto. Che caratterizzano un pochino di più le porzioni centrali del mio embrioncino, hanno una distribuzione un po' diversa. Okay. E quindi questo già mi fa pensare che ci sia una relazione un po' diversa. Ipotesi? Qualcuno ha un'ipotesi? Cosa mi fa pensare? Abbiamo visto che Hanschke e Kaudel avevano gli RNA messaggeri perfettamente per la cosa di più. Perché invece c'erano proteine, che quindi vuol dire la proteina che vuol dire qual è il passaggio tra la prima cosa che invece è che ci potranno essere migliaia di meccanismi di regolazione sulla proteina che viene trattato, ma però diciamo la prima cosa, se vogliamo fare le cose semplici, è la traduzione. E lì sta la chiave. Ci sta un problema di traduzione. Cosa vuol dire? Come immaginate? Cos'è che potrebbe regolare il passaggio da quel RNA a questo modello di traduzione, con questa specie di gradiente? Cosa ci aspettiamo? Che i piccoli RNA spostano l'influenza della traduzione. D'accordo? Quello è l'informazione posizionale che la mamma ha lasciato lì. E questo ovviamente, questa informazione posizionale primaria, in qualche modo si trasferisce a degli elementi secondari. Ok, ed è esattamente quello che succede. Perché la proteina Bitcoin agisce, sia direttamente che indirettamente, nel condizionare la traduzione del gene Caudal. Quindi dove c'è Bitcoin, Caudal non riesce a essere tradotto. Quindi anche se l'RNA messaggero c'è, Bitcoin crea un'impronta negativa di se stesso sul Caudal. E questo forse, rispetto alla questione dell'informazione che vi ho detto prima, riduce un pochino la quantità di informazione. Ok, dall'altra parte invece cosa fa Nanos? Fa la stessa cosa per Angelo. Quindi di nuovo abbiamo un gene che viene inibita, la traduzione viene inibita da un gene posteriore, quindi lui risulta espresso nella parte anteriore. E qui stiamo parlando però di traduzione, perché questo è quello che è a disposizione delle primissime fasi. Nelle primissime fasi non si può fare proprio affidamento sulla trascrizione. E chissà perché, non lo so, i geni non vengono depositati in modo graduale, ma si utilizza questo sistema. Possiamo rifletterci, può essere interessante. Ok, comunque, quindi si viene a creare questo, questo profilo, dov'è? L'ho messo. Questo profilo
di diverse proteine che però vedete già un pochino regionalizzano la nostra embrione. Abbiamo diverse regioni dell'embrione che sono caratterizzate dall'espressione di un gene piuttosto che di un altro. E tutto questo semplicemente mettendo due RNA messaggeri ai due estremi, ai due poli. Quindi la mamma ha specificato i due poli, quello che interviene e quello posteriore. E da questo, invece, quando partono le proteine, gradienti, eccetera, eccetera, otteniamo questo profilo. Ok, ma già da proprio nei primissimi studi, negli anni 80, ci si cominciava a chiedere, ok, ma questo profilo funziona veramente come un gradiente? Cioè le cellule sono davvero in grado di interpretare la generazione di bigoli? Tanto bigoli sono nella testa, poco bigoli sono nel torace. E in realtà appunto la signora Nussel, che appunto aveva scoperto questi geni e ne aveva a disposizione un fatto, e tra quelli che hanno fatto appunto gli studi, i primi studi, anche quelli che hanno tracciato la linea in qualche modo, quello che è stato sostituito pure. E appunto quello che lei ha cercato di fare è stato manipolare geneticamente, però non la natura genetica, quindi geneticamente manipolare la vita dei piccoli. Mettere di meno, mettere di più. Quindi se io pompo di più, ne metto troppo, se io ne metto di meno, riesco, come dire, a modificare la lunghezza, la distanza a cui lui agisce. Quindi riesco ad allungare la stessa membrione e lo volessi stracciare questo fatto di questo sottoluncino. Io voglio tirare la parte anteriore. Riesco a farlo pompando questa molecola che è il graduale. Questo gradiente di concentrazione. Che la risposta è stata sì, troppo figa. E sì, sembra incredibile, ma funziona molto così. Cioè, se io aumento la dose di piccoli in modo progressivo, io allungo le regioni che fanno la testa. Quindi le regioni che normalmente sono sotto il controllo di piccoli prendono più spazio. Se c'è più piccoli, ho più zone determinate e organizzate da piccoli. E come lo fa? In realtà utilizza un sistema morfologico, quindi lei si affida a questa cefale di farlo che si forma molto velocemente, quindi quando l'embrioncino è ancora abbastanza, vabbè, poi sono sempre abbastanza costanti, però in queste prime fasi dove l'uovo è molto tot e io posso analizzare la percentuale, la frazione di lunghezza a cui mi trovo la mia cefale di farlo, e lei fa esattamente questo, quindi prende questa riga ti dice che cosa succede se io aumento piccoli, piccoli fatti e torace che sono proprio quelli che fanno, quelli che possono. E che cosa ci aspettiamo? Cosa vi aspettate? Tanta testa e poi la stessa quantità di torace? O tutto in proporzione scalata? Tutto in proporzione scalata, ok? Esatto. Perché a me non so che quello succede, perché se voi vedete, anzi succede in modo non del tutto matematico, a seconda della quantità di bicoid che noi abbiamo nelle porzioni anteriori, il gradiente si fa più lungo, abbiamo più una concentrazione maggiore all'inizio, e il cefalic foro, vogliamo chiamarlo, si sposta caudalmente. Quindi bicoid funziona e a seconda del suo livello di concentrazione determina. Ovviamente lui condiziona anche in negativo il genicale, perché quando c'è tanto bicoid la traduzione del genicale che lui sarà ridotto e quindi tutto è schiacciato verso. Ha schiacciato lui. Sì. Fisicamente cos'è il genicale? Fisicamente è proprio una, sì, è una piccola sinalina. È un punto secco, come abbiamo visto la deformazione, quella è un possamento che va dalla fine, quindi quando diciamo procede diciamo, in questo caso è solo l'inizio, come se fosse l'inizio di questa invasione
e testa e torace stanno al di qua, cioè. Guarda. Opla. Ecco. Cioè, no, stanno un po' di qua, un po' di là. Qui c'è la testa e qui c'è il torace. Sì, però c'hai ragione. No, mi pareva che fosse un po' più a metà. Non me lo ricordo più. No, però hai ragione, sì. Adesso me lo vado a vedere meglio, però cefale e fallo fa proprio solo cefale. Invece il torace sta dietro. Quindi per capire dove sta il torace, hai ragione. Per vedere se la cosa è graduale, dovremmo verificare che c'è il torace dietro. Ma in realtà si può fare guardando l'espressione di alcuni altri geni, che poi però vediamo dopo, che mostrano una leggera espressione anche già dei segni toracici. E li vediamo schiacciati. Vedete questi? Adesso li vediamo dopo che cosa sono. Questa è la figura originale del lavoro. Quindi qui abbiamo Bicoid è arrivato fino a qui e questi geni che vedete hanno questa spaziatura, diciamo. Adesso li vedremo, però vi faccio già vedere qui. Dei geni che hanno una spaziatura molto definita. Se io pompo su Bicoid, come se stessi veramente spingendo, ma non ho spostato cellule, non ho spostato neanche una cellula. Le cellule sono sempre dove si trovano prima, ok? Quello che è cambiato è l'identità di queste cellule nel nostro esito. D'accordo? Anche se sembra che io abbia spostato delle cellule, che io le abbia schiacciate. In realtà ho aumentato il numero di cellule che si sentono anteriore. Non sei un anteriore, oggi c'è una cosa così piccola. Dimmi. Ma quindi veramente non è un video di video? No. L'unione è il gruppo uguale. Le cellule sono le stesse. Ok? Cambia l'interpretazione del diagramma. Come normale, quando il diagramma di tuo avresti sentito un certo livello di video di essere stato invece ci sembra che ci siano casini di piccoli, e quindi noi abbiamo la testa, io sono testa. E che ne frega se ci sono altri già milioni di cellule che sono testa. Ok. E in effetti misurazioni che vengono fatte sulla quantità di piccoli tra una milione e l'altra dimostrano che effettivamente piccoli è estremamente costante. C'è un qualche sistema molecolare che funziona nella prosopia, non è detto che funzioni in tutti gli altri organismi, in tutti gli altri modelli, lo utilizzano gradienti e morfologici per regionalizzarsi, ma nella prosopia piccoli è estremamente preciso, estremamente affidabile come gradiente. Se tu misuri la quantità di piccoli a diverse distanze dall'anteriore al posteriore, ottieni le differenze al massimo su tutti i raggiunti. Quindi ci sono dei sistemi molecolari di una precisione svizzera. Non so se è una mosca svizzera che fa così. Ok, e questo spero che sia chiaro, perché appunto il concetto di gradiente l'abbiamo già un po' visto l'altra volta. In realtà nei modelli prototipici è proprio questo. Quindi però ci sono sempre persone che comunque lo discutono, non è così lineare, però su come si forma questo gradiente, però sul fatto che abbia questo effetto così preciso di a livello di concentrazione, cambio la concentrazione, ottengo una specificazione diversa, quello sì, quello è così. Ok, ma che cosa succede a valle? A valle in realtà questo gradiente deve essere interpretato. Bisogna far partire una serie di programmi di sviluppo che cambieranno un po' dalla testa all'addome. E questo, è quello che vediamo oggi, avviene in modo graduale, avviene per passaggi. Ci sono una serie di passaggi che raffinano sempre di più i confini tra un pezzo e l'altro. Quindi si comincia da una cosa un po' più, dei gradienti un po' meno precisi, se volete, ma morfologicamente, macroscopicamente, fino ad una suddivisione di geni sempre più precisa. Alla singola cellula, vedremo. Arriviamo a suddividere le strisce di cellule della prosopia alla singola di gradiente nel livello posteriore.
E come si fa? E appunto vedremo, ci sono una serie di passaggi. Quindi si parte da questi geni che vengono chiamati in campo, che poi controlleranno l'espressione di geni che vengono chiamati in tempo, fino a quelli che controlleranno sia quelli della segmentarity, quindi della polarità del segmento, ogni segmento saprà se è anteriore o inferiore, o dove è girato, come è girato. E poi in realtà tutto questo andrà a controllare quelli che sono i geni dell'identità del segmento. O i cosiddetti geni, o meno, famosi di cui vedremo. Ok, allora abbiamo detto appunto che abbiamo questa, questi geni cosiddetti della segmentazione, li chiamiamo semplicemente. E sono appunto organizzati in questa piramide gerarchica. Una piramide gerarchica di rapporti regolativi. Questo è una specie di giro regolatore dentro, come abbiamo visto, dove c'è ci sono dei master gene che controllano alcuni e poi andiamo a cascata ad avere sempre più geni che vengono controllati da questi interruttori centrali. Okay. E questa è stata una delle scoperte appunto in questi sistemi. Gli interruttori sono poi i geni che effettuano il programma, che vengono in altro programma, gli operai sono decine di migliaia, ma i controllori sono un numero limitato, e man mano che andiamo giù in realtà tendono ad aumentare il loro numero, tende ad aumentare. Ok, ma questo schema che avete visto appunto è stato già introdotto dallo studio di questi primi momenti. Quindi questo in realtà è il loro primo lavoro, è stato proprio sui geni della segmentarità, perché erano quelli più evidenti e quelli più sorprendenti, anche se volete, nel senso che loro identificano una serie di geni che modificano la disposizione o il numero dei segmenti del corpo. E adesso vi faccio vedere, i segmenti un po' li abbiamo già visti, adesso li vediamo un po' più nel dettaglio. E in realtà nel loro primo lavoro ne identificano 15, se ne ha aggiunto qualcuno, ma niente di che. Quindi, appunto, vi ho detto, loro identificavano i vari segmenti basandosi sull'organizzazione dei dentelli, essenzialmente sulla cuticola, e la presenza di alcune altre strutture, però tutte cuticolari. Quindi vedete la pelle del leone, però nella pelle del leone, si possono riconoscere una serie di strutture che sono tipiche per ogni segmento, e quindi noi sappiamo se siamo nel T1, T2, T3, A1, A2, A3, eccetera, eccetera, fino a 9. Abbiamo appunto i tre segmenti della testa, i tre segmenti toracici e tutti gli altri segmenti addominali che possiamo identificare già nella lampetta. Ok, e quindi loro in questo screen identificano una serie di geni che chiameranno anche quelli che si vincolano, che sono quelli che vediamo oggi. Che erano definiti loro in questo studio, guardando le strutture cuticolari. E questa suddivisione è la stessa che è rimasta, addirittura, anzi, la loro figura dell'articolo, questa era una figura dell'articolo originale, è ancora parte dell'iconografia dei libri del XXI secolo, sono passati 30 anni in più, guardate da un po', dei libri li segniamo ancora in stesso modo. Ok, allora, che appunto loro notano che questi geni controllano il numero e l'organizzazione di questi segmenti. Dobbiamo però fermarci un attimo e vederli un pochino più nel dettaglio, perché se c'è una piccola complicazione, ma piccola. Ok, quindi voi vedete, ci sono tre segmenti della testa, tre segmenti toracici, e poi ci sono questi nove segmenti addominali. Allora, in realtà la suddivisione dei geni che loro trovano, le mutazioni che loro trovano, che modificano questi segmenti, in realtà molto spesso vanno a mutare a cavallo tra un segmento e l'altro. E quindi devono introdurre un concetto che è quello di parasegmento. In realtà era già stato introdotto, però dobbiamo introdurlo noi adesso, questo concetto di parasegmento. Cioè, ogni segmento è fatto dalla porzione anteriore
tireo e antitireo. Comunque, questo è un unico parasegmento fatto di due pezzi. In realtà ogni segmento è fatto dalla porzione posteriore di un parasegmento e di quella anteriore del segmento successivo. Ok. Ma in realtà appunto questo qui è un dettaglio, quindi la suddivisione che vi faccio vedere io oggi non è niente di importante, ok? La suddivisione che vi faccio vedere io oggi in realtà, e che interessa a me, sarà appunto quella in parasegmenti. Come arriviamo poi al segmento, in realtà appunto non è poi così difficile, cioè nel senso che il segmento è poi qualcosa che si trova a cavallo tra due parasegmenti. Ci sono delle ipotesi evolutive, ma insomma questo non ci interessa. Ok, e cominciamo dal primo gruppo di geni, quello che ha appunto anche le mutazioni più grosse e che in termini temporali viene espresso per primo, che sono i trappogenes. Non è una marca di genes, sono dei geni. E perché li chiamano GAP? Sapete che vuol dire capo? Intrappa buco. Perché quando sono mutati i GAP genes, mancano dei pezzi enormi di larva. Cioè, la proprio accellare, qua, ha staccato interi segmenti. Ok, e sono appunto i geni che vengono direttamente controllati dai geni materni. Qui vedete l'espressione dei quattro principali, in realtà ce ne sono molti altri che sono venuti fuori dopo, perché insomma erano più indicati nella specificazione dei diritti della testa e nella base della vita. Ma comunque, qui vediamo appunto questi geni che sono quello che è il quattordicesimo ciclo. Okay. Questo tempo zero in realtà vuol dire il 14° ciclo, quindi quando inizia la specificazione, abbiamo visto già che il sistema non solo entrare, è la stessa cosa per l'anno posteriore. Quindi i geni materni hanno piazzato le lanterine fatte in forma di gradiente, e questi sono i primi geni che rispondono. E qui vedete che in realtà appunto la loro espressione viene modificata leggermente nel corso del tempo. Chiaramente si tratta di eventi dinamici, ci sono fattori di trascrizione che si legano ai loro promotori, continuazione, regressione, insomma, quindi man mano che viene espresso un gene nuovo cambiano le caratteristiche. Però quindi diciamo che queste prime fasi sono abbastanza stabili. E qui vedete la loro espressione. Non è più il gradiente che abbiamo visto di piccoli, ma è già qualcosa di più. Di più netto, anche se appunto vediamo abbracciano grossi segmenti di embrione. Hunchback inizialmente in tutta questa prima parte, poi va giù. Ok, e qui appunto di nuovo, insomma, potete vederlo, ci sono in realtà loro sono i loro domini di espressione. Se noi li sommiamo tutti insieme prendono tutta la ogni zona della larva ha un suo caratteristico set di GAP-genes espresso. Quindi suddividono l'intera larva, però in grossi pezzi, in pezzettoni. Per esempio, appunto, e questo dividere in grossi pezzi, incredibilmente, si riflette nella tecnica dei grossi pezzi quando sono mutati. Quindi se manca il gene Kruppel, si chiama Kruppel, non lo so, quindi se manca Kruppel, che è espresso in questa porzione centrale dell'embrione, ma che mancheranno fisicamente tutte le porzioni dell'embrione che da quel pezzo si sviluppano. Se non è arrivato il messaggio, nessuno ce l'ha detto. E quindi quelle cellule non è che vengono trasformate in qualcos'altro, non si sviluppano proprio.
E questo è importante, dice quello che sì. Bitcoin e nano. Esatto, nano, cioè nella casa del nano. Nella casa, adesso c'è meno. Ok, quindi se non mancano, mancano tutti questi grossi pezzi. E appunto, controllati, l'espressione dei geni GAP è controllata direttamente dai geni materiali. Quindi il piccolo caudal, quindi i geni più caudali saranno più sotto controllo dei geni caudal, i geni anteriori saranno più sotto controllo dei piccoli. E anche la realtà monica tra i geni materiali e i geni biologici. Perché Einstein, abbiamo visto sulla carta reale, già lì, viene tradotto dove non c'è il manos, e in più viene però controllato da piccoli. Perché ovviamente la proteina dura un po', viene degradata, invece Einstein è un gene che sopravvive a piccoli. Piccoli dalla sua via, poi si passa nel testimone. Le porzioni del testimone poi verranno controllate da questi geni capo, mentre dico in se ne va. In quei cicli a piccolo che abbiamo già visto. Ok, ma qui possiamo vedere come Hunchback sia effettivamente controllato. In realtà non lo vediamo proprio, perché avete ragione, qui potrebbe esserci anche un controllo semplicemente traduzionale. Però noi sappiamo, perché sono studiati i promotori, i Lanzas, di questo abbiamo controllo trascrizionale. Quindi abbiamo la trascrizione del genoma, non sono più gli RNA. Questi sono gli RNA nuovi, che superano quella mid-term dorsal transition. Comunque, qui potete vedere che se noi aumentiamo la quantità di bicoid, di fatto aumentiamo la quantità di Hunchback e allunghiamo il suo livello di espressione. Quindi Hunchback sta più lungo, se c'è più bicoid che lo monta. Ok, dopodiché ognuno verrà controllato da un certo livello di geni materiali, però queste righe cosiddette è evidente che non possono essere semplicemente autonomamente rilevate da ogni gene. Ogni gene si gestisce da solo, e poi abbiamo questa linea che si utilizza. Le righe cosiddette sono dovute alla presenza di cross-reattività, quindi di gene regolatori networks, rapporti di attivazione e repressione tra questi geni. Per cui dove c'è uno non ce ne deve essere l'altro. In realtà nel caso dei geni GAP ci sono delle sovrapposizioni. Per esempio, la vedete qua. Hunchback è questo gene anteriore, Krupp è quel gene che abbiamo visto nella parte centrale. In realtà Hunchback vedete che ha una parte anteriore ma anche una parte caudale. Quindi vedete che il gene in sé non ha un significato unico, esiste un sistema combinatoriale che cambia il suo significato a seconda di dove si trova, ma comunque si può riutilizzare. Sono versatili, molto versatili questi geni. Comunque qui vedete, conoscete un minimo di fluorescenza? Sapete cosa fa? Verde e giallo, verde e rosso, la luce del verde, la luce del rosso fa giallo. Ok? Se io metto luce verde e luce rossa, viene giallo. Giallo significa che quei numeri hanno sia verde che rosso. E c'è questa espressione. Questa è fluorescenza. Quindi qui vedete che Hunchback e Krupp, per esempio, hanno un po' di coespressione. E quindi questo già mi dice che come sarà la loro regolazione reciproca. Reciproca dei geni Hunchback e questi due geni Krupp. Poi non so. Come saranno i rapporti della genetica di questi geni? Di chi permette all'altro di essere espresso? Tra tutto nulla o poi?
dice, non c'è possibilità. Ovviamente potrebbero esserci delle versioni dell'uno dell'altro, ma quindi non consumano. Ok, ma adesso lo vedremo. Per esempio, proviamo a giocare con l'espressione del gene Krupp. Krupp è espresso in quella banda centrale, in questa porzione centrale. E qui vediamo la concentrazione di Hunchback, eccetera, eccetera. Che cosa succede nel mutante di Beagle? Nel mutante di Beagle, manca Beagle. Abbiamo visto Beagle che controllava. C'è anche Hunchback. Quindi se Beagle non c'è, Hunchback andrà giù, ok? E quindi ovviamente questo mi incasinerà tutti i rapporti relativi che questi geni hanno lavorato. E per esempio qui vediamo che in assenza di Beagle e anche di Hunchback, poi ovviamente bisogna fare casi singoli, però insomma, in assenza anche di Hunchback, io cosa vedo? Che Krupp si ferma ad esprimersi là dove normalmente non era espresso. E questo mi dice che non è Beagle a controllare la sua estensione di davanti, si fa proprio. Perché se Beagle non c'è, lui fosse, capito, dipendente da Beagle. Questo mi dice che invece i livelli alti di Nash reprimono Krupp. E quindi Krupp alla fine viene espresso in un range di concentrazione di Hunchback. Quando di Hunchback non c'è l'impatto. E evidentemente ci sarà qualcuno che aiuta Hunchback a esprimere questi alti livelli di Krupp in questa zona. Ok. Però questo ti dice anche quanto può essere complicato in realtà questo controllo. Non è un effetto tutto nulla da due geni, due testa, la mia mente è stato qua. C'è tutta la curva che in realtà è coinvolta nella risoluzione di questi geni. E appunto, adesso io non entrerò troppo nel dettaglio, anche perché ci sono ancora un sacco di gigato, di conoscenze, la regolazione reciproca di questi geni, ci sono dei modelli bellissimi, ma insomma, non voglio neanche esagerare, non è questo lo scopo del nostro corso. E se non vi faccio un'idea di come potrebbe funzionare, quindi avete dei modelli di quello che si sa per certo. Comunque, appunto, qui vediamo invece che Hunchback e Beagle insieme, quando sono ad alti livelli, stimolano l'espressione di Giant, che è questo gene che si trova nelle porzioni anteriori. In realtà, dopo vediamo anche Giant, vedete GT, non so che non si vede tantissimo. Vedete quelle cose GT? Però torniamo a fare. Causalmente. Allora, ipotesi veloce, secondo voi quello Giant può essere anche lui sotto controllo di Hunchback e Beagle? Quella striscia laggiù di Giant. Cosa ne dite? È strano o ci sta? Hunchback e Beagle, quando sono compattissimi, mi tirano su Giant. E quindi Giant prende la zona in cui Beagle e Hunchback sono compattissimi. Come sono Beagle e Hunchback in questa zona? Bassissimi. Allora Giant, non ci fai niente. Ma sei impazzito? È impazzito Giant? Mi lascio tua domanda. E poi? Ditemi. Potrebbe essere dividito da Google. Però lo stesso ci vuole qualcuno che ti faccia arrivare. E lì evidentemente non sono Hunchback e Beagle. Quindi la regressione restringe il campo. La regressione ti serve, come dire, a raffinare, a renderlo più preciso, a tirare queste belle linee, a disegnare. Io attraverso il cancellino disegno meglio la mia linea. Okay? Se immaginiamo la regressione come un cancellino, di repressione del cancello, e questo mi aiuta a tirare meglio le linee. Però ci vuole qualcuno che lo attivi, e evidentemente lì non possono essere Hunchback e Beagle.
ok? E questo anche già mi mette una crucetta nell'orecchio. Ok, dopodiché, appunto, questi geni rispondono ai gradienti, evidentemente Giant saprà rispondere anche a Kaula, in qualche modo, in modo separato, distinto. Adesso usciremo da questo genio, non è così complicato, ma forse non viene in mente subito meccanicamente come questo possa essere possibile. Ok, e poi appunto però questi geni in risposta a quelli che sono questi gradienti molto più sfumati e ampi, con poche molecole tirati qua e là, cominciano a suddividere il nostro vaccino in una serie di linee un pochino più precise, e quindi vedete Giant si prende questa zona qui, Kruppel si prende l'altra zona qui, Knirps si prende l'altra zona qui, e un altro pezzo di Giant si prende la parte finale. Ok, quindi trasformiamo questo gradiente che conteneva già tutte le informazioni, però in una cosa un pochino più raffinata, dove singoli fattori di trascrizione si prendono specifiche zone. Ok. E ovviamente per però disegnare la porta da lì, adesso qui in giro nel calcolatore network deve interpretare. Ok? Questo anche vuol dire che riusciate in qualche modo a vedere. Perché? Per tradurre quello che è un gradiente graduale di concentrazione 0,5, 0,7, 0,9, 0,5, 0,7 in qualcosa di più reale. Bisogna interpretarlo, e questo fanno questi geni, molti non è una cosa passiva in cui ognuno riceve le informazioni e risponde da sé. Una volta ricevute le informazioni, iniziano a interagire con altri geni a livello appunto di network di regolazione genica. Nel caso dei geni gap, l'interazione reciproca che è stata ipotizzata, in realtà ci sono ancora dei gap, e che esistono, queste però sono state verificate per davvero, sperimentalmente, esistono delle cross-regressioni a coppie, quindi quella cosa per cui ne rimane soltanto uno, se io sono un po' di più di te ti schiaccio, se tu sei un po' più di me ti schiacci, cross-regressioni a coppie. Pensateci un attimo cosa vuol dire, è una sfida uno contro uno. Se io sono più forte di te, non è detto che sia la forza uno contro uno, ci può essere di dietro una curva. Però, diciamo, l'effetto del network è quello di consentire solo uno dei due di essere espresso. Perché se io sono più forte di te, ti porterò a zero, ti spegno. Se io sei più forte di me, mi spegnerai tu. D'accordo? Questo è un modo per impedire appunto che ci siano dei programmi di sviluppo. E qui lo vedete per esempio tra, cioè non lo vedete ma lo vedrete, tra Hunchback e Knirps e tra Giant e Kruppel, che però vedete, e questo è stato osservato, insomma, si tratta in genere di queste grosse versioni sono tra geni che non si overlappano. Ebbene, ci sta. Non hanno overlap. In genere ci sono altri geni nel mezzo. Ok. Ed esiste poi un'altra regola per cui il gene più caudale tende a riprendere di nuovo il gene più anteriore. E questo anche aiuta a formare, a limitare appunto la porzione anteriore. In questa regolazione singola ovviamente dipende dal livello di repressione. Se questo dovrebbe essere Hunchback, sì. Se Hunchback reprime poco Giant si esprimerà un po', okay. Non è detto che sia tutto o io o te, dipende da quanto è forte quella persona. Ma adesso non vi preoccupate, vedremo altri esempi finché ce ne faremo un'idea di quali sono i rapporti che i geni possono avere uno rispetto all'altro. Ok, e in realtà appunto dal punto di vista meccanico-ciclico, quindi devi capire veramente come funziona la meccanica delle regolazioni di questi geni, qualcosa di più abbiamo per questi bellissimi per prodotti. Questi sono geni che
genere biblico, controllato da Dio, espressione di questo genere, veramente, non c'è neanche pericolo di mezzo. Il Signore con la mano e sempre striscia la mano. Precisa. No, di una perfezione strabiliante. E qui vedete, in effetti, come questo pattern. Questi in realtà, poi non l'ho messo, scusate, queste sono più precoci, queste sono più tardivi, e vedete come compaiono queste strisce, in realtà si raffina l'espressione di questi geni in strisce sempre più precise, e poi in realtà, lo vediamo su questi primi geni, in realtà poi scompaiono. Tutte queste cose che stiamo vedendo sono regolazioni transienti, piccole. Non viene neanche trascritto dallo zigote. Dal suo segnale, poi la bottiglia verrà decretata, le rinascite della terra e tanti saluti. Ma piccoli ha lanciato un sassolino, che ha acceso il fare, ma si accende un pulsante prima di morire, e questo pulsante ne accenderà degli altri. Ok? Finché arriverà qualche pulsante che rimane acceso da solo. E si schiaccia da solo. Ok, e appunto questi pulsanti che vengono a valle dei geni GAP e che suddividono ancora di più, sembra proprio che stiamo sintonizzando l'embrione, e lo suddividono in sette strisce. Queste sette strisce, tra l'altro, sono perfettamente allineate con il classe segmento. In realtà non prendono tutto il classe segmento, prendono una o due strisce di numeri lungo il quale segmento, beh, anche tre, insomma, sono molto stretti, ok? Sono poche strisce di numeri, due, tre, li vedete qua, Agis, Ferrogis, che sono allineate lungo i quali segmenti. Quindi si trovano che parasegmenti, che sono 14, però sono 7, sono equamente spaziate, cioè nel caso sono 1 di 2. Però vengono espressi prima di sera e non si sono ancora visti i parasegmenti. Non c'è nessun. È tutto piatto, vero liscio la superficie generale. Però prima che compaiano quelle scalature, ecco che vediamo comparire l'impronta nei futuri parasegmenti che si vedono. E vedete che appunto loro sono espressi in una ogni due, in un parasegmento ogni due. È stata uno e sono espressi due. Quindi, per esempio, Fushi Terrazzo fa il 2, 4, 6, 8, 10, quelli pari. Mentre invece ce ne sono altri che fanno quelli dispari. Sanno contare, si dividono in squadre. Ok, quindi sono espressi in sette strisce, in segmenti alternati, però nel complesso, se noi li prendiamo tutti insieme, cominciamo già a vedere la suddivisione dei futuri 14 parasegmenti. Ok? Quindi ce ne sarà qualcuno che fa quelli pari, qualcuno che fa quelli dispari. Ok, allora se noi guardiamo quali sarà l'impronta dei futuri parasegmenti, ci sono già tutti. C'è una bella suddivisione. Ok? E in effetti la loro mutazione in genere, lo vediamo, sono a cavallo tra un segmento e l'altro, in effetti la loro mutazione fa perdere alcune delle zone di unione, di separazione tra segmenti. Quindi abbiamo detto che loro sono espressi nei parasegmenti, quindi sono cose che si trovano a cavallo tra un segmento e l'altro. Per esempio qui vedete appunto questo Fushi Terrazzo, che non vi so assolutamente dire perché l'hanno chiamato così. Comunque, Fushi Terrazzo, quando è mutato, lui è normalmente espresso in queste zone tra T1 e T2, e il passaggio tra T1 e T2 si ferma. Di nuovo abbiamo dei geni che se non ci sono, per questo non si sviluppa. Mentre tra T2 e T3, che sono tra segmenti in cui Fushi Terrazzo non è espresso, tutto no. Poi di nuovo, invece, dove loro non è espresso, si gara. Non si parla, non so. Ormai sono già partiti per uno sviluppo autonomo, ognuno va per conto suo di questi micropezzi. E questo è.
quindi vedete queste sequenze di separazione tra i segmenti, queste sono cose che emergono dopo, quindi queste sono le conseguenze della mancanza di espressione del gene, che noi vediamo nel momento in cui l'aver preso strade diverse diventa fenotipicamente, morfologicamente evidente, dopo, e vedete che mancano dei pezzi. Questo è il mutante fucitarazzo, e come voi ce ne sono tanti. Allora, questi geni però, come vi dicevo, non prendono in realtà tutto il nuovo segmento, non sono espressi su tutto il nuovo segmento, ma sono espressi in poche strisce di nome, 3, 4, 2 a seconda. Per esempio qui, e in alcuni casi appunto sono assolutamente complementari. Per esempio chi fa i segmenti pari, chi fa quelli dispari, ovviamente non si vedono, non vengono mai coespressi. Per esempio qui appunto abbiamo Evan Skippet, Fushita Razzu, e vediamo queste tre linee perfette. Questi hanno la capacità di regolarsi anche loro a livello del singolo nucleo. E qui di nuovo vi faccio vedere alcune coespressioni di questi geni. Quindi loro sono espressi in piccole strisce di numeri che però a volte si sovrappongono, a volte no. E qui li vedete, per esempio qui c'è questo gene OD che, come dice il nome, sarà nei segmenti dispari e i par segmenti dispari, e qui lo vediamo insieme con Evan Skippen, Rand, PRD, non mi ricordo neanche come si chiama. Ok, e qui vedete il gene sulla singola espressione, qui sono messi insieme, e però quello che si può notare da queste immagini, che per fortuna si vedono bene anche su questo coso qua, è che appunto loro occupano diversi domini di espressione. Suddividono a loro volta i parasegmenti in zone ancora più piccole. Ok? Quindi uno sta nella parte un po' più anteriore del parasegmento, uno sta in quella un po' più posteriore. Ok? Quindi qui vedete, non lo so, tra questo gene e quello dopo c'è uno spazio di nuclei neri che esprimeranno qualcos'altro ancora. Mentre questo qui è appiccicato però più anteriormente, mentre qui il verde ha un po' di spazio e di più cavallo. Ok? Quindi questo solo per dare l'idea di come queste righe di numeri siano precise e dividano in realtà l'intero trasegmento in domini. Il tutto si riflette in un sistema combinatoriale. Abbiamo un certo numero di elementi che possono essere presenti insieme oppure diversi, non insieme, però abbiamo un codice che, come se fosse un codice a parte, abbiamo un codice a parte regolare che identifica ogni riga di numeri all'interno del segmento. E qui è schematizzato così. Cerco di farvi capire cos'è questo schema. Questi in realtà sono RNA e proteina, la proteina è maiuscolo, l'RNA è minuscolo, questa è una convenzione, però qui vedete l'espressione antero-posteriore, le righe di nuclei che esprimono questo gene. Quindi qui in realtà non ve le ho messe, scusate, 1, 2, 3 e 4. Ogni parasegmento qui sono 4 nuclei. 1, 2, 3, 4. Uno di fianco all'altro. Ok? Ognuna di queste linee verticali che vedete, cioè la vedete, ma il confine tra l'espressione di un gene e la non espressione, insomma, è alla fine del nucleo. Quindi questo è un nucleo, una riga di nuclei. Che, scusate, però ovviamente non immaginatevi una riga di nuclei in verticale, avete visto questi geni prendono tutto, però qui ci fanno vedere solo dal punto di vista antero-posteriore come sono espressi questi geni. Quindi la prima riga di nuclei del segmento dispari ci avrà Harry, Eve, non ha Rant, non ha Fushita Razzu, mi seguite? Non ha Odd, c'ha PRD, non dovete imparare a memoria. Non vi chiedevo mai di mettere la leggenda questa roba, ma voglio che vediate che questa riga di nuclei esprime 1, 2, 3 e 4, questi 4. La riga di fianco non è uguale, perché esprime IV, OD e basta. Esprime altri due. Quindi esiste un codice di
payroll genes che specifica ogni maledetta regalina. È chiaro? E la figura parla in modo abbastanza specificativo. Quindi sono quattro righe di nuclei in quelli pari più altre quattro righe di nuclei, quindi in totale sono otto. Sono otto righe di nuclei diverse parasegmento pari e parasegmento dispari. Col fatto che appunto loro sono espressi in sette, ogni sette. Voilà. Ah, in realtà qui sono, vabbè, ma non importa, diciamo. Voilà. Allora, questi geni in realtà sono anche loro parte di un network di regolazione genica, questa volta i confini netti tra uno e l'altro ci fanno sospettare che alcuni di questi non vadano d'accordo, d'accordo? Che Evans, Kipler e Rand può darsi che non vadano d'accordo, visto che non sono mai espressi. Può darsi che ci sia questo meccanismo di regolazione tra di loro. Ok, però ovviamente questi geni quindi sono all'interno di un network di regolazione genica, loro all'interno, che li definirà i confini. Ma solo poi a loro volta sotto il controllo dei geni Giant, Angel, degli Archis e magari anche, visto che sappiamo che esistono di tipo meccanismi, anche all'interno dei geni, di quelli eccetera eccetera. D'accordo? Allora, il problema è, ma come fa questi geni, come si traduce l'espressione dei geni appunto che prendevano delle macro aree giganti su un singolo gene che invece ne attraversa parecchi, siete d'accordo? E le schifo, adesso da qualche parte l'avevo anche messo. Comunque questi geni attraversano parecchi gargi. Com'è possibile che il singolo gene, è possibile che un singolo gene abbia un unico meccanismo di regolazione? Ok. E quindi in realtà sulla regolazione dei payroll genes c'è stata un'enorme ricerca. E probabilmente appunto Evans Kipler è quello che è stato studiato di più. Allora ci prendiamo un attimo di pausa, non ci rilassiamo, ma ci rilassiamo un attimo e proviamo a pensare a porci il problema. A pensare come si potrebbe affrontare questo problema. Quindi direi un sacco di gran genes che devono regolare l'espressione dello stesso gene in funzioni molto diverse dello stesso. Allora, qui vedete il gene Evans-Kipler. Ops. Questo è il punto di start del gene. Allora, se ipotizziamo di aver identificato come vari geni, identificato delle sequenze che secondo me vengono l'espressione del gene Evans-Kipler, se le strisce davanti all'indietro e sono queste cose colorate. Come faccio a uffa, niente, ve l'ho già risposto, ma comunque, come faccio? Ipotesi, come faccio a effettivamente prendermi la parola del nome? A verificare direttamente qual è il ruolo che ognuna di queste potenziali regioni regolative svolge nel controllo della regolazione del gene, dal suo livello di espressione. Ipotesi? Il togo, ecco, e il negativo, vedo che cosa cambia. Sì, ci può stare. Oppure, in realtà quando ne togli solo uno, non sai mai, sarà un po' importante, ci sarà un altro po' pensato, però sicuramente è stato fatto, ed è uno degli approcci. Non è quello che voglio fare adesso, perché è un po' più complicato. C'è una domanda, come faccio a vedere se quella regione regolativa qual è, insomma, il suo contributo nell'esprimere il gene? Io suppongo che quello sia un'enanza. Cosa fa un'enanza? Che cos'è un'enanza? Ce lo siamo già detti, ce lo diciamo. Perché non importa, quindi ci scegliamo di nuovo, ce lo diciamo.
cos'è una danza? Sì, una sequenza genica che controlla le espressioni di genere. Perché? Perché non abbiamo una danza? Esatto, lega delle proteine che vanno a riconoscere il video. E quindi io sono interessato a capire quali sono le proteine che si legano su queste sequenze e in che modo influiscono il legame della lamina comunale. Quindi io quando sto parlando della sequenza, cos'è che posso fare? Le posso isolare e poi se io voglio vedere quel pezzetto di DNA in che modo controlla le espressioni di un gene. Ma hai sentito parlare di genere corpo? No? Veramente? Sì, dai! Che cos'è un genere corpo? È un gene che io vedo facilmente dove? Una proteina genere P, il LAC0, la beta caratocinasi, o una qualche altra proteina che vedo subito dove? Che posso vedere immediatamente. Perché conosce il suo, perché mi segnala adesso, sono qui. Allora io prendo queste sequenze regolative e le fondo con la sequenza modificante del genere corpo. Quindi le metto vicine a un promotore, un corpo forte, qualcosa che il cuore conosce della mia vita, ma non da solo, che ha bisogno di un aiuto, e gli dico, vedi se questo aiuto qui, di questo enhancer, ti basta. E in più posso vedere come controlla appunto l'espresso del genere, come l'ho espresso dappertutto, cioè posso avere l'idea di quale quel pezzettino di DNA ha quella pattern di stelle e strisce che io vedo. È chiaro? Si chiama genere corpo. Quindi io prendo una delle sequenze che so essere o ipotizzo essere le enhancers, magari perché le ho mutate o qualcosa cambiava, e le metto direttamente a controllare il mio genere corpo. E posso fare pezzetti grandi e piccoli quanto voglio, poi prendo questo genere corpo e faccio un insieme. Lo rientro dentro il nucleo, faccio quello che voglio, però faccio in modo che l'embrione se lo possa esprimere da solo. E poi ti chiedo, dove verranno espresso? Riesco a vedere le sette strisce? C'è un codice genetico per le sette strisce di ovunque? Ok, e la risposta è sì. Per esempio, quelle due sequenzine che vi ho fatto vedere, questa qua, gialla e blu, che si trova a valle del sito di inizio, all'interno di un introne. Guardate un po', questa parte gialla, il genere porter, la zera, mi do un substrato e lui è una bella caratterità. C'è un substrato che si chiama Riscaldo, lui lo mangia e ha un crucificato blu. Quindi dov'è? Finita il mio genere porter e quello blu. Leggiamo un po' la composizione sito in marrone, per conoscere la differenza, sul gene endogeno, per vedere dov'è il gene endogeno. Quindi questo è il skipped endogeno, ok? E qui vedete soltanto la prima striscia. Quindi questo pezzettino giallo, questo è Nancers qua, quel pezzettino di DNA basta a far venire fuori una striscia nel blu, a essere espressi tra quel nucleo lì e quel nucleo là. Ok? Vedete? Questo è l'enhancer che controlla la prima riga di Ebbets-Skipper. Mentre la quinta riga di Ebbets-Skipper è controllata da un altro enhancer che per caso, per quello che volete, si trova subito vicino all'enhancer della prima riga. Quindi c'è un controllo. Ecco come si fa. Come è possibile che lo stesso gene sia controllato in zone così diverse? Perché ci sono dei controlli autonomi. Ci sono più controlli, ci sono più modi di accedere un gene e sono tra loro autonomi. Quindi vediamo, appunto, questa è la prima riga, questa è la quinta riga, se li metto tutti e due, ho sia la prima riga. Li vedete? E le altre no, le altre saranno controllate da altri enhancer. E questo è il modo per avere il gene espresso a seconda dei casi. Non dover avere una regione regolativa unica, un unico enhancer super complicato che deve integrare milioni di stimoli. Si tratta.
contemporanea. Queste sono sequenze regolative che integrano segnali appunto separatamente. E in più io posso vedere anche come li integrano. Quindi, per esempio, io questo transgenico lo metto in un mutante di Giant. E che cosa vedo? Cosa vedete? Qui c'è un mutante di Giant. Giant abbiamo detto è un gene. Gene? Gatto. E si trova a monte o a valle del virus? A monte. Ok, quindi un gene che mi aspetto che controllo l'espressione del virus. E in effetti è così. Per la riga numero 5, se io tolgo Giant, ho un problema di espansione. Quindi evidentemente Giant cosa faceva? Favoriva o reprimeva l'espressione del gene? E ora da sola, siete d'accordo? E lo vedo lì. Lo vedo perché il pattern si espresso. Quindi io mi aspetto una sequenza di riconoscimento per Giant su quell'analisi che controllerà la riga numero 5. Ok, in realtà qui si fanno, e quindi qui in realtà adesso poi vi svelo com'era la figura originale, vedete appunto il nostro event skipper ha una serie di enhancer separati, ognuno per ogni riga, o quasi. Vedete che per esempio la 2, la 7, la 4 e la 6 sono comunque, per esempio, e questo è proprio uno degli enhancer più studiati della biologia in assoluto. L'enhancer della striscia numero 2 di Evan Skipper, lo trovate sulla verso probabile in un sacco di libri di biologia naturale, che è stato super studiato. Allora, qui vi faccio vedere la striscia numero 2 di Evan Skipper sovrapposta ai domini di espressione di altri fattori di trascrizione. Vedete? Hunchback, Cooper, cosa ci aspettiamo dalla regione regolativa? Ok? Chi sarà l'attivatore del MSTO? Chi potrebbe essere? Se so che c'è questa gerarchia, come l'aspetto, di geni che attraverso i segnali di forward danno l'idea, chi sarà tra questi geni che vedete lì l'attivatore di MSTO? Chi potrebbe funzionare l'attivatore? Forse anche un bambino, d'accordo? Quindi chi potrebbe funzionare la regressore? Già è anche lui, esatto, quello che può. Questo è esattamente quello che poi tu ritrovi come sequenze di riconoscimento per questi fattori di trascrizione nelle NASA in questa zona da 500 paia di basi del controllo della striscia numero 2 di Evan Skipper. Vedete? Quindi questo è il gene, prendiamo questo piccolo pezzettino di 500 basi, lo zoomiamo, andiamo a mappare, con un lavoro lunghissimo ovviamente, però andiamo a mappare le sequenze di riconoscimento dei vari fattori di trascrizione e qui le troviamo. Qui le abbiamo semplicemente messe in questo modo, no, sono state messe in questo modo per riconoscere le pressioni attivatori più facilmente, ok? E quindi qui vedete Giant e Cooper. Mentre abbiamo Picoil, Hunchback, eccolo qua. Quindi, tra l'altro Picoil, perché ci sono tutte quelle sequenze per Picoil? A che livelli di concentrazione risponde di Picoil? Risponde a livelli alti o a livelli bassi? Ha senso o no? Perché non è espresso in punti, magari dove dico di più elevato? Perché non ce n'è abbastanza, ok? L'abbiamo visto per Dorsa, ok? Che in realtà l'affinità dei fattori di trascrizione per le NASA mi dà la sensibilità. Quindi, se lui è espresso a sensibilità a livelli molto bassi, ok? Sì, scusate, no, perché non è espresso tante leonine, ce lo diciamo. Però se lui è espresso a
Dopodiché però, perché non è super espresso delle funzioni di Liori? Perché? È espresso da questa D'accordo? E tra l'altro, provate un po' a vedere, avete notato, questo in realtà va al di là di quello che ci interessa a noi, però quando guardi queste mappe ti accorgi anche che dal punto di vista del posizionamento della sequenza di attivatore e di repressione, vedete che non sono vicine. L'attivatore ha quasi sempre una repressione di a due passi. Nel giro di pochi passi c'è la sequenza della repressione. Perché succede anche queste cose che dobbiamo attivare? Qual è il meccanismo che ipotizziamo? Come funziona un repressore? Di molto più semplice scritto pace. Bloccare il legame dell'attivatore. Se io mi metto lì e copro il tuo sito di legame, c'è un piccolo. Tu non ti puoi legare, ok? Poi magari fai un po' di guerra, però piccolo non si lega più così facilmente alla sua persona. Poi ci sono altri meccanismi attraverso cui legare le persone. Che le persone possono chiamare la notificazione della mattina, possono fare delle cose. Non è che sia quello. Però questo, vedete, è anche uno dei mesi a fare di più diretto e più veloce attraverso cui il mio la persona può legare. Semplicemente ho lo stesso spazio, la stessa sequenza di piccola sequenza di fasi in cui dovrebbe legarsi l'attivatore. E quindi l'attivatore non funziona. Sì, sì. Potete spiegare il concetto della Dito, sì, no, ma niente, che pure tu che sono, è molto importante. Le sequenze, quindi se io sono un gene che vengo espresso a concentrazioni molto basse dell'attivatore, vuol dire che devo essere estremamente sensibile. Basta pochissimo dito, appena sento solo dove mi dico, già mi devo accendere. Okay. E questo vuol dire che io sono molto sensibile a piccoli. Però questo vuol dire che io ho delle sequenze che hanno una elevata attività per piccoli. E questo può essere proprio quanto è buona la sequenza di riconoscimento che io ho sotto in massa. E in più può essere anche quanto sono andato le sequenze di piccoli che io ho sotto in massa. Quindi io tendo a legare tanto di piccoli. Lo prendo tutto io, lo prendo tutto io. Tu non sei preoccupato di essere io. E tu sono io. Ok? E quindi, se c'è poco piccolo, vedete che magari l'attivazione di questo hormone, di questa massa, è suo. Aspettate. Se c'è tanto piccolo, vabbè, ci penso. Non che nel senso, avendo un dubbio, ma dobbiamo andare avanti. Ok, e poi ovviamente se andiamo a guardare questo promotore, ci troveremo, però adesso, insomma, nel gene regolatore network, che non ci abbiamo voluto entrare, se no magari non ce la faccio finire. Allora, sono tardissimo. Adesso acceleriamo un pochino. Comunque, ci troveremo, però no, questo è il punto centrale al quale volevo arrivare di oggi. Ok, dopodiché, appunto, questi geni per errore vanno espressi in quel determinato codice. Una volta creato quel codice, questo viene trasferito ai geni ancora più avanti. E quindi vengono attivati i cosiddetti segmentorali genes. Questi sono segmenti, questi sono geni che sono espressi in tutte le strisce, quindi siamo andati ad un livello ancora maggiore di suddivisione e di precisione del nostro embrione, di precisione della suddivisione del nostro embrione, quindi sono espressi in tutte le 14 le strisce e regolano di fatto la pluralità del segmento. Quindi la porzione anteriore e la porzione posteriore dello stesso segmento. Si tratta di fatto
di componenti nella pre-segnalazione di solideggio e di multiplo. Ok, quindi adesso poi ci entreremo molto velocemente, però si tratta di meccanismi di segnale, quindi si tratta di nuovo gradienti che vengono inseriti all'interno del segmento, quindi segnalazione di morfogeni che verranno inseriti all'interno del gradiente per regolarne un orientamento, una suddivisione, quindi i fenotipi all'interno del singolo segmento. E qui ve li faccio vedere molto velocemente, di nuovo in un'evoluzione temporale, perché appunto questi geni vengono espressi nel tempo, e qui però vediamo già che quando vengono espressi i geni segment polarity stiamo già iniziando la gastrulazione e vediamo già i momenti della coda che comincia ad allungarsi. Quindi qui siamo in fase, anche temporalmente parlando, un pochino successive. Questi vengono espressi dopo i per, vediamo, non lo vedremo proprio nel dettaglio dal punto di vista sperimentale, perché sono sotto il controllo dei PRU. Quindi, in realtà, mutazioni di questi geni portano a una serie di aberrazioni e di modificazioni che si ritrovano in tutti i segmenti. Mancano dei pezzi, ci sono delle cose storte, però li ritroviamo in tutti i segmenti. Quando un gene segment polarity è mutato. Voilà. E quindi per esempio vi faccio vedere questo qui che si chiama Gooseberry, un fattore di trascrizione. Comunque, quando lui manca, manca un pezzetto di tutti i segmenti e in più l'abbiamo modificato in qualche modo, cioè questa parte qui ha dei dentelli che prendono un orientamento che normalmente non dovrebbe avere. Insomma, come se non avessero capito come era da qualche parte. Si sono girati sbagliati, come nei quali di gruppo si fa tutti quanti e poi ci sono tutti da contrario, online, ma si è montata di gruppo. Adesso potrebbe anche fare questa battuta anche no? Nei balli di gruppo. Ok. Voilà, e in realtà appunto come viene regolata l'espressione di questi geni? Allora, l'espressione di questi geni è sotto controllo di geni PRU, ma in particolare appunto di un particolare codice di geni PRU che vedremo portano all'espressione in due specifiche e diverse linee di nuclei di un gene che si chiama Engrailed o Engrailed e un altro gene che si chiama Wingless. Questi due geni in realtà si andranno in effetti a posizionare ai bordi del segmento. Quindi la Engrailed caratterizzerà la porzione posteriore del segmento. Vedete, questo è anteriore, questo è posteriore, Engrailed fa la porzione posteriore del segmento. Mentre Wingless, questo qui, farà la porzione anteriore. È chiaro? In realtà, appunto, adesso vedremo, alcuni geni non esprimono né l'uno né l'altro all'inizio, ma esiste un codice di geni per PRU che porterà a esprimerne o l'uno o l'altro. Qui vedete N è Engrailed, VG è Wingless. Vedete? Questa linea qui esprimerà, non importa, questa linea qui ne esprimerà uno, opla, quest'altra linea ne esprimerà un altro. D'accordo? E Engrailed e Wingless vedremo daranno origine a una via di segnalazione intercellulare, perché Engrail stimola la via, eccoci qua, stimola la via di sonic edge, quindi
la, scusatemi, la via di Sonic Hedgehog, la produzione di Sonic Hedgehog. Sonic Hedgehog, un morfogeno, di cui avete già studiato la mia disegnazione, non ve la spiego adesso perché ci vedremo, vedremo meglio più avanti, e non ve la spiego adesso perché ci serve tanto più avanti, quando voi lo sappiate, sapete mai se la cambiate subito, però spero che qualcosa sappiate già, spero che avete già visto la Sonic Hedgehog, la professoressa no, ma forse lei Sonic Hedgehog non lo fa, lo devo fare io. Devo fare, non vi preoccupate. Comunque, la via di Sonic Hedgehog è una via che ha la sua cascata del segnale che attraverso la proteina Cubitus interruptus arriva al nucleo dove stimola la produzione di Windless, che sarebbe Wint. Ok, però essenzialmente quello che avviene in queste due strisce di nuclei vicine e che avremo l'espressione da una parte di Windless e subito di fianco di Engrail. E questo è determinato a monte dai geni di Perrault. Ok? Quindi i geni di Perrault porteranno una striscia ad esprimere Engrail e quella di fianco ad esprimere Windless. Questi due nuclei, queste due cellule, scusate, perché ormai siamo entrati ampiamente nella fase cellularizzata del nostro embrione, queste due cellule iniziano un feedback positivo reciproco, perché Hedgehog stimolerà appunto la cellula Windless a produrre Windless di più, ancora Windless. Quindi i geni Perrault faranno in modo che questa cellula esprime Windless e quest'altra cellula si esprime Engrail, e quindi se c'è Hedgehog. Ok? E poi però loro hanno una specie di loop autocatalitico che si aiutano a vicenda, in cui Windless, attraverso la sua via di segnalazione, sostiene l'espressione di Engrail produce Hedgehog, se ne va sempre di fianco sostenendo l'espressione di Windless. Ok? Quindi qui Hedgehog e Windless non controllano il fenotipo della, cioè non determinano, non specificano il fenotipo già specificato. Quello che succede qui è che il fenotipo viene mantenuto, perché a un certo punto i geni Perrault andranno via, verranno manipolati. Questi sono gli interruttori, e quello che però un buon genere dello sviluppo deve fare è di lasciare un'eredità che sia autosostenibile. Ok, e quindi qui vedete semplicemente uno piccolo esemplificativo, però è un esempio di questo, cioè un esempio di mantenimento di un'eredità di sviluppo, ok? Di un programma di sviluppo. Per cui la cellula è creata, rimarrà una cellula in creata. La cellula Windless rimarrà una cellula Windless. Ok? Dove sta una e dove sta l'altra? L'hanno deciso tutti quei meccanismi che abbiamo visto prima. Ok? Però una volta che si sono formate, non devono avere bisogno delle reti di Beagle, delle reti di Giant, e di Perrault, eccetera, eccetera. Ma devono avere un meccanismo autonomo che si può mantenere. E questo è quello che succede. Dopodiché gli effetti a noi interessano adesso relativamente, non ci voglio entrare nel dettaglio, e infatti ci sarà una diapo che salto, non la troverete nelle slide, però quello che succede è essenzialmente che abbiamo Windless, che è una molecola segreta, è un morfogeno, quindi produrrà un gradiente di concentrazione interno al segmento direzionato. E questo, appunto, poi noi lo rivediamo nel, ed è per questo che sono stati beccati subito, lo rivediamo nel orientamento e la disposizione dei dentelli cuticolari. Quindi ognuna di queste file di cellule evolverà in una particolare tratto al giorno posteriore del mio braccino e si trasformerà. O dalla origine delle strutture secondarie, insomma. Vi faccio solo notare che tra dorsale e ventrale queste strutture non sono identiche, ok? Quindi l'effetto di Windless e l'effetto di Hedgehog non è univoco,
ok? Non agiscono da soli, ma in un contesto di altre vie di segnalazione, altre divisioni del genotipo che abbiamo visto, ok? Lungo l'asse dorso ventrale, loro incrociano altri meccanismi di segnalazione. E come un sistema cartesiano, ci ritroviamo, dorso ventrale, antero posteriore, ognuno prende il suo fenotipo. Ok, la cosa che per finire, magari riprendiamo qualcosina la prossima volta, ma spero di no. La cosa che voglio farvi notare è anche come questi segmenti siano diversi. La donna è diversa dal torace, non è dubbio, ma ci sono le somiglianze, si siete d'accordo? Quindi questi meccanismi che sono uguali a tutti i segmenti. Questi generi attivano la stessa roba con due punture di due. Però poi alla fine questi segmenti sono diversi. Abbiamo visto magari all'inizio i geni gap, che erano un po' diversamente espressi tra le regioni anteriori e le regioni posteriori. Però appunto questi geni che vi ho fatto vedere che è perché loro sono più o meno gli stessi con un punto di due. Ma chi è che dà l'identità? Chi è che mi dice che quello addominale è diverso da quello toracico? Ok? E che quindi, sì, a parte delle somiglianze, dei peli, eccetera, eccetera, però in qualche modo che differenzia questi segmenti. Ok? Quindi c'è una strada comune, però poi ognuno, anche evolutivamente, deve prendere una strada diversa, deve diventare qualcosa di diverso. Allora, a fare questo, questa la saltiamo, appunto, a dare questa unicità di programma di sviluppo, che poi in realtà unicità forse è un po' eccessivo in questo campo, okay? Perché non è che un segmento è totalmente diverso dal suo, da quello prima. Ci sono delle somiglianze, però quello che li differenzia, quindi da, così, darne il profumo, la sottoricetta, e un set di geni diverso che sono molto famosi, li vediamo rapidamente adesso, poi li vedremo anche più avanti, ma comunque che si chiamano geni omeotici, i mitici geni omeotici. E sono mitici perché, anche se ancora il meccanismo lo stiamo cercando di definire, fanno proprio questo, cioè danno identità ai diversi segmenti. E qui vedete, in una data, a questo punto, in uno stadio decisamente più avanzato, sono gli ultimi a venire espressi, ovviamente. Beh, in realtà sono insieme ai Peru, diciamo, come temporalmente parlando, perché fanno cose diverse, quindi non sono a valle dei Peru, eh? Scusate, dei Peru, non sono a valle dei segment polari. Quindi vengono espressi insieme ai segment polari. Lo schema gerarchico è questo. Quindi gap genes e Peru genes tutti insieme regoleranno l'espressione di questi geni omeotici. I segment polarity in realtà sono relativi a informazioni interne al segmento, dove davanti e dove dietro del mio segmento. Però l'identità anteroposteriore del segmento in realtà è fatta in parallelo tra segment polarity e omeotic. Comunque, qui vedete l'espressione di tutti i geni, la vediamo molto 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 velocemente, quindi ce ne sono più anteriori caudali, possono essere espressi, lo vedete? Alcuni hanno un livello di espressione molto specifico, sono espressi solo in certi segmenti. Ok? E sono espressi in tutto il segmento. Quindi questi controllano, cioè il loro livello di espressione è sul segmento, non sul segmento, insomma, principalmente, possono essere espressi, ma con, diciamo, un codice molto specifico, d'accordo? Non è che mi devo imparare a memoria, però vedete che, non lo so, abdominal e ultra by thorax sono ampiamente coespressi nelle porzioni caudali, mentre c'è un segmento che ha solo ultra by thorax. Ci sono dei segmenti interni che hanno antennapedia,
sex comp reduced, eccetera, eccetera. E quello che però voglio farvi notare con questa figura, secondo me si vede abbastanza chiaramente, cioè, in realtà non proprio per queste cose qua in mezzo, però che esiste un codice che definisce i diversi segmenti. Ok? Esiste un codice di geni omeotici che specifica ogni segmento. Allora, questi geni in realtà si conoscono da prima che venissero identificati, non ce la facciamo, vabbè, finiamo la prossima volta. Comunque, questi geni si conoscono da prima che venissero identificati tutti i geni di segmentazione, perché davano origine ai mutanti vitali, ma piuttosto bizzarri, curiosi, e che quindi ovviamente avevano attirato l'attenzione degli scienziati dell'epoca, ed erano già stati chiamati appunto mutanti omeotici. Qui vedete una drosofila. Cosa ci vedete di strano? Avete presente come fa una drosofila? C'è qualcosa di normale? La parte torace, c'è un pezzo, ok? C'è la parte toracica con le ali, secondo segmento, che si ripete sul terzo segmento del toracico. Un doppio segmento toracico 2. Ok, questo poi appunto verrà identificato il gene. Ce n'è anche un altro ancora più schifoso. Ok, questo si chiama antenna media. E vedete là dove dovrebbero esserci le antenne? Qua, queste sono le antenne. Che invece di avere queste belle antennine, cucciole, quasi da appunto strofinare, una cucci, 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 bella drosofilina, c'ha due schifosissime orrende zampe che spuntano, minacciose. In realtà minacciose no, però sono due zampe al posto. Quindi qui vediamo che abbiamo fatto casino con l'identità delle strutture. Quindi è stato messo in atto un intero programma genetico, quello per costruire una zampa, che coinvolgerà ovviamente migliaia di geni, però è stato messo in atto nel posto sbagliato. E questo era un altro degli indizi che forse i geni dello sviluppo non erano mille, perché in realtà appunto, vabbè, erano già stati già chiamati da questo, comunque già Morgan, quando mappava i geni, si chiama cromosomi, ha detto: io non so esattamente cosa sono questi geni omeotici, ma qualunque cosa siano, sono da qualche parte sul cromosoma 3. E ha trovato un punto, quindi si sapeva già dove erano questi geni. E poi, appunto, negli anni 40 in realtà sono stati isolati e erano stati studiati. Qual era il senso, però, che il meccanismo di controllo sarebbe appunto arrivato dopo? Ok, i geni omeotici, arrivo solo fino a qui, poi così la prossima volta la tiriamo breve su cosa fanno. I geni omeotici sono fattori di trascrizione caratterizzati da un dominio che si chiama omeodomain. Non sono gli unici fattori di trascrizione dell'omeodomain. L'omeodomain è uno dei tanti tipi di domini per applicare DNA e regolare la trascrizione. Quindi ci sono tanti fattori di trascrizione. Quindi non fate confusione tra omeobox e omeodominio e geni omeotici. Cioè, omeobox e omeodominio sono la stessa cosa, ma i geni omeotici hanno un omeobox. Non è che tutti gli omeobox, tutti quelli che hanno questo omeodominio sono geni omeotici. Ci sono altri fattori di trascrizione che hanno l'omeodominio, ma non c'entrano niente. Quindi sono fattori di trascrizione che fanno parte di questa famiglia degli geni omeobox o che hanno l'omeodominio. No, scusate. Vabbè, basta. Va bene così? E l'altra cosa veramente curiosa, che vi dico adesso, ma ci rifletteremo, ci ne riparleremo, è che loro sono orientati sul cromosoma con lo stesso identico ordine con cui li ritroviamo nel animale. Ok?
Quindi qui ci sono questi due complessi, antenna pedia e ultravitorax, e hanno lo stesso ordine. Prima labial, poi the aften, poi sex deputed, poi antenna sex deduced, antenna pedia, ultravitorax, abdominal, eccetera, eccetera. Ok? E sono messi nello stesso ordine. Organizzazione spaziale dell'embrione e organizzazione spaziale su un cromosoma, ma cosa c'entrano? Sono due spazi completamente diversi, però per qualche motivo misterioso della biologia troviamo questo parallelismo tra l'espressione dell'embrione e l'espressione del cromosoma. Ok. La regolazione la vediamo la prossima volta super speedy, perché in realtà dobbiamo passare ai vertebrati o non ne usiamo più. Va bene, ci vediamo alla prossima.